sono sempre Salvatore. In questo video guardiamo la scelta del veicolo più carico dopo una frenata. Scelta del veicolo in base al carico. Allora, scelta del veicolo. Nella scelta del veicolo da adibire al trasporto di merci è molto importante, quindi molto importante, il tipo di materia che si intende trasportare e il tipo di itinerario che normalmente si effettuerà. È particolarmente indicato l'utilizzo di auto articolati per il trasporto di merci, quindi questo è un auto articolato. Quando le operazioni di carico e scarico sono lunghe ed è conveniente sganciare il semirimorchio per effettuarle. Quindi quando qua ti dice che è molto utile scegliere un auto articolato, quando, perché? Perché puoi sganciare, fare altro. E poi perché se sai che le operazioni sono molto lunghe, puoi sempre sganciarlo. È un esempio. Carico, sabbia e portata. Un carico di sabbia su un autocarro va protetto con un telo adeguatamente fissato che ne impedisca la dispersione. Il carico deve essere compatibile con la portata e il volume utili del veicolo. Quindi questo è un esempio dove c'è il telo sopra, dove si vede che puoi coprire. Vedi? Sistemazione del carico, qui c'è un errore. Per ottenere una corretta ripartizione del carico sugli assi, un unico collo molto pesante deve essere posizionato nella parte centrale del piano di carico, quindi se c'è un unico pezzo. Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è indispensabile agire su sterzo, freni e acceleratore con gradualità, senza fare accelerate improvvise. Dopo una brusca frenata è buona norma verificare posizione e corretto ancoraggio del carico. Quindi guidare con prudenza e se capita di fare una frenata brusca è consigliabile controllare che il carico non abbia subito dei spostamenti. Questo è un esempio. Contratto di trasporto merci. Per ritardo si intende. Allora, nel contratto di trasporto merci, per ritardo si intende il mancato rispetto da parte del vettore. Il vettore è colui che spedisce, colui che effettua lo spostamento di una merce. Ecco, per ritardo si intende il mancato rispetto da parte del vettore nel termine contrattualmente stabilito per l'adempimento. Quindi se sul contratto c'è scritto che doveva essere effettuato entro domani, ecco che e non viene fatto, ecco che quello è ritardo, si intende in ritardo, quando va oltre la data riportata sul contratto. Nel contratto di trasporto di merci, per perdita totale si intende la mancata riconsegna delle merci al destinatario nel luogo di destinazione che si era convenuto. A qualunque causa e motivo detta mancata riconsegna sia dovuta. Quindi per perdita vuol dire che non chi doveva ricevere la merce non è mai ricevuta, ok? Per perdita parziale invece si intende che c'è stata una diminuzione del peso nella misura o nel numero delle cose riconsegnate a destinazione rispetto alle merci consegnate al vettore. Quindi per perdita totale si intende che non è mai arrivata, per perdita parziale si intende che è diminuito il peso. Ok? Aspetta un attimo, ecco qua. Nel contratto di trasporto di merci, per avaria si intende un'alterazione della qualità interno-esterne della merce, tale da comportare una diminuzione di valore. Quindi se c'è un'alterazione della qualità e per questo motivo si abbassa il valore, ecco che si intende avaria. Ok? Poi il conducente deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicate dall'impresa da cui dipende. Quindi chi trasporta e per caso dipende da un'azienda, ecco che il conducente deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nei termini in cui sono state indicate dalla sua impresa. Poi il
Il conducente deve mettere le cose trasportate, questo abbiamo già visto, scusa, ho ricliccato due volte. Poi se il destinatario è irreperibile, quindi se arriva il vettore a portare la merce ed è irreperibile, ovvero si rifiuta o ritarda a richiedere la riconsegna delle cose trasportate, il conducente deve domandare immediatamente istruzioni al responsabile dell'impresa di cui è dipendente. Quindi arriva, non c'è nessuno, oppure non vuole ricevere la merce, non deve prendere iniziativa, deve chiamare al responsabile dell'azienda a cui dipende e chiedere nuove istruzioni. Ok? Andiamo avanti. Responsabilità del conducente nel trasporto della documentazione della merce. Allora, il conducente è responsabile della presenza a bordo della necessaria documentazione relativa al tipo di merce trasportata. Andiamo a leggerla bene. Il conducente è lui che è responsabile della presenza a bordo della documentazione. Quindi se c'è la documentazione, ci deve essere, ma se non c'è, è lui il responsabile. Qualora le merci siano accompagnate da documento di trasporto, deve apporre la propria firma su tale documento prima della partenza. Quindi se per il tipo di merce o per il tipo di trasporto, quella merce accompagnata dal documento di trasporto, ecco che su quel documento ci vuole la sua firma prima che il conducente appunto parte. Ok? Altra cosa, il conducente deve tenere una condotta di guida che non pregiudichi l'integrità della merce trasportata. Quindi il conducente deve fare in modo che la merce che trasporta non subisca dei danni. Deve essere a conoscenza del tipo di merce trasportata e delle eventuali cautele che deve adottare durante il trasporto. Quindi se lui deve sapere che tipo di merce sta trasportando, perché deve anche mettere in atto uno stile di guida che eviti appunto il danneggiamento delle merce appunto che sta trasportando. Se necessario, deve arrestarsi per controllare e risistemare gli ammarraggi della merce trasportata. Quindi, se si rende conto che si è spostato, ecco che deve fermarsi e riposizionare appunto le funi o tutto quello che serve per evitare ulteriori danni. Esonero della responsabilità del conducente. Cosa vuol dire? Si può avere l'esonero della responsabilità del conducente per ritardo o non esecuzione del trasporto, se lo stesso, quindi se il conducente prova la sua estraneità al fatto o che non sia a lui imputabile l'evento che ha provocato l'inadempimento. Quindi lui dice: è vero che io non sono arrivato secondo il contratto, ma è vero anche che non è colpa mia, non ne ho fatto, non ho potuto farne a meno. Quindi sono estraneo alla motivazione per il quale mi ha fatto arrivare tardo. Lo deve dimostrare. Se lo dimostra, ecco che lui viene esonerato dalla responsabilità. Altra cosa, il conducente è responsabile anche se in alcuni casi lo può essere in concorso con altri soggetti in caso di violazione ai limiti massimi di velocità durante il trasporto, in caso di sovraccarico durante il trasporto, quindi è responsabile se lui supera i limiti, quindi vuol dire che lo ha voluto fare lui, è responsabile in caso vada in giro sovraccaricato, okay, durante il trasporto e in caso di violazioni ai periodi di guida. Quindi se lui non ha rispettato i tempi di guida, ecco che lui è responsabile perché stava guidando lui. Vediamo qualche domanda insieme. Allora, il conducente, per dimostrare di essere alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, durante la guida deve avere con sé la carta tachigrafa? No, per dimostrare questo deve avere cosa? La busta paga, ok? O il contratto di lavoro. Il trasporto di una trave viene definito eccezionale quando determina eccedenza rispetto ai limiti di sagoma? Vero. Molto bene, vediamo questa. Al trasportatore di merci pericolose deve essere fornita la scheda con le istruzioni scritte da parte del destinatario delle merci? Falso, ok?
Perché? Perché chi dà le istruzioni non è chi è l'impresa, colui che spedisce. Al trasportatore di merci pericolosi ADR deve essere fornita la scheda di istruzioni scritta da parte dello speditore? Vero. Bene, vediamo quest'altra. Altre domande. Un carico di sabbia su un autocarro deve essere trasportato esclusivamente in un cassone chiuso? Ok, no, può anche essere un cassone aperto, basta che sopra ci sia la possibilità di chiuderlo, quindi questa è falsa. La sigla ATP si riferisce all'accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili? Vero. Vediamo un'altra falsa. Nel contratto di trasporto di merci per ritardo si intende la rottura dell'autocarro che lo trasporta? No, per ritardo si intende, abbiamo visto prima, torna indietro questo video e vai a vedere cosa ti viene detto. Se necessario, il conducente deve arrestarsi per controllare e risistemare gli ammarraggi della merce trasportata. Ti ricordi? Se si accorge che c'è stato uno spostamento, deve fermarsi e mettere tutto in ordine. Il conducente, qualora sia assunto a tempo indeterminato, non è mai responsabile per le violazioni commesse. Falso, certo che è responsabile. Vediamo l'ultima, no, vediamo la penultima. Il conducente deve essere a conoscenza del tipo di merce trasportata. Certo, perché deve sapere come comportarsi e delle eventuali cautele da adottare durante il trasporto. E questa è vera. Comunque, ti metti un attimo in pausa se vuoi e leggi tutte le domande. Ok. E questa era l'ultima parte proprio di questo capitolo. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Per qualsiasi domanda vai dal tuo insegnante.